Avete festeggiato San Valentino, festeggerete anche la giornata di oggi. Sono momenti e giornate che hanno significati diversi, ognuna ha un proprio valore. Ieri abbiamo visto abbondare fiori, cene, momenti romantici e non sappiamo però se questi momenti romantici rispondono sempre a una vera storia d'amore. Oggi certamente è il momento dei cuori solitari, quelli che forse non credono a San Valentino, che comunque sono single. In Italia esiste una community per single, si chiama vitadasingle.net. Noi abbiamo in diretta il founder della community che è Marco Luca Greppi. Benvenuto Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i single, che oggi è la nostra giornata. Oggi è la vostra giornata, una giornata particolare che raddoppia la festa. Avete organizzato una festa reale e una festa virtuale, Marco. Sì, per 20 edizioni fino al 2020 abbiamo sempre organizzato feste in diverse regioni d'Italia, Torino, Roma, Milano, Riccione, Rimini, Bologna, Firenze e così via. L'anno scorso, ovviamente per i motivi che tutti conosciamo, la festa si decide di farla online perché ovviamente tutti i locali, i ristoranti hanno purtroppo chiusi. Quest'anno ripartiamo, fortunatamente siamo tutti molto contenti, ma ripartiamo da Torino, che è la nostra città La vostra natale, ma città. esattamente, ma contemporaneamente per accontentare ovviamente tutti i singoli in Italia abbiamo deciso di ripetere l'esperienza l'anno scorso online, che era andata comunque bene. Facendo anche qualche aggiustamento, quindi sarà praticamente una doppia serata sia in presenza che invece online per i single di tutta Italia. Quindi comunque l'idea della festa online è nata in questi 2 anni di pandemia, prima c'era soltanto la festa reale. Sì, anche se in realtà erano già un po' di anni che stavamo lavorando a un progetto di organizzare delle cose online. Diciamo che poi la pandemia nel marzo 2020 ha dato semplicemente un'accelerazione, infatti noi siamo partiti praticamente un mese dopo, già alla fine di aprile eravamo già pronti, abbiamo fatto il primo evento online il 2 di maggio del 2020 e da lì poi è stata una catena di eventi, adesso ne abbiamo già fatti quasi 150, quindi insomma qualcosina si è imparato. Sicuramente sono modalità diverse perché ho avuto che stare a cena con delle persone, interagire, e la convivialità online si perde, ma si guadagna invece altre cose perché chiaramente c'è il fatto della comodità, perché uno non deve uscire, cercare parcheggio, insomma ci sono vantaggi e svantaggi in entrambe le Beh, situazioni. l'online, noi sappiamo bene, mette in comunicazione persone che si trovano in punti diversi del nostro paese, quindi è comodo per chi non vive nella stessa città. Abbiamo detto che voi siete a Torino, che la cena dal vivo la organizzerete a Torino questa sera, mentre la festa online è una festa che metterà in contatto persone che sono sole e che vivono in zone diverse del nostro paese, Marco. Sì, devo anche diciamo, fare una riflessione sociologica e delle psicologie diciamo, della società italiana, perché quando abbiamo deciso di fare questa serata in presenza è stato fatto comunque un sondaggio alla fine novembre per capire un pochino che aria tirava e abbiamo notato che comunque ancora diverse persone, nonostante siano ormai 90% vaccinate, hanno ancora un po' timore a interagire. Quindi abbiamo detto partiamo da Torino, diamo un aiuto ai locali torinesi che come in tutta Italia hanno subito grosse perdite in questi 2 anni e vediamo sinceramente come va. E invece devo dire che siamo rimasti sorpresi perché c'è stata una risposta molto buona, direi come gli anni scorsi praticamente. Ma mantenendo però anche per tutte le altre città, ma abbiamo comunque anche dei piemontesi che parteciperanno online questa sera, la possibilità di esserci alla festa da tutta Italia. Marco, hai parlato di risposta molto buona, ma noi che abbiamo il polso della situazione sappiamo che nel nostro paese i single aumentano e quindi dedicare spazi a queste persone diventa sempre più importante. Sono persone che magari hanno concluso delle relazioni, hanno concluso un matrimonio o che per un qualche altro motivo non sono in coppia. Vita da single dà loro delle reali possibilità. Come supporta i single, la community? Ma diciamo che da sempre abbiamo cercato di essere una guida, quindi c'è una sezione che soprattutto negli ultimi anni è cresciuta tantissimo,
che adesso addirittura è raddoppiata, che è la guida per vivere meglio la condizione di single, dove si trovano consigli di tutti i tipi, dalle ricette a cucinare, come arredare la casa, come gestire i propri risparmi, cosa fare nel tempo libero. E ci sono veramente centinaia e centinaia di articoli, una risorsa molto ricca per chi magari anche all'improvviso si trova a essere single e quindi deve un attimino prendere misura la situazione. Poi nel tempo abbiamo deciso di fare anche una guida agli incontri online, perché ci sono comunque tante persone che usano le varie app di incontri, i siti di incontri, e anche lì dare dei consigli. Quindi chi si trova single o per scelta altrui o per scelta propria, o Personale, magari sa come prego. affrontare la singletudine. Vita da single.net, Esatto. abbiamo detto, è un supporto, date consigli che riguardano il tempo libero, la cucina, quindi diciamo che non è soltanto un gruppo dove agganciare altre relazioni, dove fidanzarsi praticamente, è una realtà supportiva a tutti gli effetti, Marco. Sì, diciamo che anche il traffico del nostro sito nel 70% è di persone che cercano informazioni, quindi noi siamo una risorsa di informazioni con articoli scritti da ragazzi, da persone anche da psicologi e così via, che danno, diciamo, ripeto, una guida per poter affrontare questo stato. Poi chiaramente c'è la sezione eventi divisa per le varie regioni, quindi abbiamo Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana e così via. Ma al tempo stesso sempre con riferimento di dire sono single, trovo una risorsa, trovo una guida, trovo delle soluzioni e poi chiaramente deciderò che cosa fare di questo status, insomma, perché non tutti sono pronti a essere single e questa è una cosa molto importante da dire. No, infatti, poi la situazione dei single, forse durante gli ultimi 2 anni di pandemia, è stata un po' più complessa degli altri, mentre chi era in famiglia, comunque a casa, ritrovava i propri affetti, i single forse hanno sofferto maggiormente. Bisogna dire anche un'altra cosa, al di là di San Faustino, della giornata di oggi, dei festeggiamenti che avete organizzato, dei single non se ne parla sempre. Quante associazioni esistono che proteggono i diritti delle famiglie, che combattono per gli assegni, per insomma avere dei diritti maggiori. Dei single non parla, non dicono che non ne parla nessuno, ma comunque se ne parla poco, Marco. E invece sono persone che vanno sostenute e che hanno comunque dei diritti, hanno bisogno di aiuto come e quanto gli altri. Assolutamente sì, io per 8 anni sono stato presidente di questa associazione che si chiamava Associazione WDS, con la quale abbiamo portato avanti una campagna di sensibilizzazione, che non era una campagna a favore, ma sensibilizzazione sull'adozione dei single, perché molte persone oggi in Italia devono farsi la domanda, no? Sulla procreazione assistita, sul fine vita, sull'eutanasia, sono tutte domande etiche che uno deve darsi la risposta, poi può essere favorevole o contrario, ma è giusto sensibilizzare l'opinione pubblica. E abbiamo fatto tantissime interviste a personaggi del mondo della cultura, musicisti, VIP e così via, per capire com'era il discorso, perché ancora oggi in Italia, nel 2022, una persona single non può. Sono famosissimi i casi della De Salvi o della Dalila di Razzaro, attrice, che hanno fatto delle vere e proprie battaglie per cercare di adottare un Battaglie po'. che non sempre hanno portato a dei risultati, per questo le dicevo, le persone sole vanno aiutate, vanno supportate, bisogna che si uniscano in gruppo anche per ottenere e raggiungere i loro obiettivi, ottenere dei diritti maggiori. Ecco, chi ha bisogno, voglia, si trova nelle possibilità di adottare, dovrebbe poter adottare. Questa è una cosa che ancora non è stata del tutto sdoganata, Marco, e bisogna aiutare queste persone a fare in modo che possano vedere affermate le loro esigenze. Di che cosa altro hanno bisogno le persone sole? Oltre che di compagnia, si intende. Io vorrei aggiungere una piccola cosa sull'argomento che stiamo appena chiudendo, che mi ricordo una bella chiacchierata con Linus, il produttore, direttore e radio DJ, che un giorno chiacchierando mi disse: l'onda dei single sta montando talmente tanto che prima o poi dovranno tenerne conto. Perché effettivamente è vero, siamo in una situazione dove comunque quasi 10 milioni di persone in Italia, sono circa 9 milioni secondo gli ultimi dati Istat, vivono in questo modo e non hanno nessun tipo di rappresentatività, quindi dalle Esatto. tasse che in proporzione sono più alte, il discorso della tassa di rifiuti, cioè sono tutta una serie di cose dove
il single non è rappresentato politicamente, associativamente e così via. Eh sì, infatti questo forse dovrebbe essere il vostro prossimo obiettivo, è senza dubbio ammirevole il sostegno che Vita da Single dà alle persone sole, ai cuori solitari nel nostro paese, sostegno che riguarda le attività del tempo libero, la ricerca del partner, cosa cucinare, insomma abbiamo detto che è una community piuttosto leggera nei contenuti, però ci sono delle esigenze e dei diritti più importanti per cui è necessario combattere e rendersi rappresentativi. Senza andare tanto lontani, si sta parlando tantissimo di bonus negli ultimi mesi e questi bonus sono spesso destinati alle famiglie, a nuclei dove ci sono almeno tre componenti, l'accesso è consentito soltanto ad un certo tipo di persone e vengono dimenticate tutte le altre, senza dimenticare, senza contare che le solitudini aumentano nel mondo e quindi anche nel nostro paese e non è possibile far finta di niente. Per questo oggi noi raccontiamo nel giorno di San Faustino, nel giorno dei single, le feste di Vita da Single e le necessità di chi è solo per un qualche motivo. Abbiamo un servizio, poi ritorniamo in studio, il servizio di Alessia Di Bella. 22esima edizione di San Faustino, l'evento dedicato ai single in Italia, quest'anno si sdoppia. A darne notizie è vitadasingle.net. San Valentino, meglio San Faustino, è lo slogan lanciato all'inizio del nuovo millennio da vitadasingle.net, promotore della festa dei single. L'unico Singles Day 100% italiano era infatti nato per affermare che i cuori solitari rispondono al martire Valentino, amico degli innamorati, scegliendo di festeggiare il giorno successivo, 15 febbraio. Ecco come Marco Luca Greppi, fondatore di VitaDaSingle.net, descrive l'idea di promuovere una giornata dei single. Nel 2000 il mio obiettivo era creare e divulgare una cultura single, dando impulso all'identità di chi vive da solo per porre l'attenzione dei media su questo status. Un'idea che ha anticipato i tempi, vista l'inarrestabile crescita in percentuale dei single che oggi in alcune città come Milano ormai superano le famiglie. Una rivoluzione sociale ormai in pieno atto per una parte sempre più numerosa della società italiana. Ma anticipare i tempi significa anche cavalcarli, e in tempi di pandemia e di digitale anche la festa di San Faustino è stata aggiornata. L'anno scorso c'è stato il debutto della festa online, ma nel 2022, con il ritorno delle cene in presenza, l'evento si sdoppia. La giornata italiana dedicata ai single, il 15 febbraio, quest'anno verrà infatti celebrata con una cena evento a Torino, ma anche con una festa online. Sono entusiasta di annunciare l'edizione 2022 di San Faustino, aggiunge Greppi, organizzeremo due eventi, una cena e una festa online. Durante la cena che si svolgerà a Torino, città dove è nato il progetto VitaDaSingle.net, i single avranno l'opportunità di incontrarsi faccia a faccia in un ambiente rilassato e conviviale. Abbiamo scelto Torino per diversi motivi, dopo lunghe chiusure si sta lentamente ripartendo, ma vogliamo farlo con cautela proprio per tutelare i nostri partecipanti. Sono purtroppo centinaia i locali con cui abbiamo collaborato in questi 20 anni che con la crisi economica derivante dalla pandemia hanno chiuso i battenti e ci sembrava giusto ripartire aiutando la nostra città. Ma non abbiamo dimenticato i single nelle altre regioni, i single italiani potranno incontrarsi anche in un altro modo, divertente e originale. 45 minuti dopo che avrà preso il via la cena di San Faustino a Torino, verrà infatti dato inizio alla festa dei single online. Si tratta della seconda edizione online, dopo il positivo debutto dello scorso anno, quando tutti i locali erano chiusi per le restrizioni. Visto il successo e i commenti ricevuti dai partecipanti nel 2021, si è deciso di ripetere l'evento con alcuni miglioramenti. Quest'anno ci saranno nuove attività per socializzare online, una sessione di speed dating, un divertente gioco su amore e relazioni che metterà in simpatica competizione uomini e donne. La festa online è rivolta ai single che non fanno in tempo a unirsi alla cena, che sono troppo distanti, o anche a chi è interessato a conoscere altri single prima di tornare a frequentare locali affollati. Online potranno partecipare single da tutta Italia.
E allora grande festa questa sera per i single che si trovano a Torino, ci sarà una cena reale, poi i single di tutta Italia che potranno partecipare online alle iniziative organizzate da Vita da Single, vitadasingle.net se volete dare un occhio alla community. Prima stavamo affrontando un tema che mi piace molto, Marco Luca Greppi, e che secondo me andrebbe approfondito, quello della rappresentatività politica dei single e la totale assenza spesso dai provvedimenti pubblici, economici, voi come pensate di muovervi in questo senso? È uno dei vostri obiettivi o Vita da Single vuole rimanere una nicchia ludica per i cuori solitari? Non è una nicchia ludica perché in realtà vitadasingle.net è partito come guida, perché il sito inizialmente non organizzava eventi. L'idea poi di lanciare la festa di San Faustino, di organizzare eventi, di importare dagli Stati Uniti lo speed dating con un'anteprima sulla Rai tantissimi anni fa, è venuto dopo. Quindi c'era prima il contenuto e poi c'era la modalità di socializzazione. È vero quello che state dicendo, che effettivamente ci vorrebbe una rappresentatività, è un impegno molto grosso, chissà che magari qualche partito politico non voglia I chiedere partiti qualche politici punto di più. viaggiano su grandi numeri, Marco Luca Greppi, se i single sono destinati ad aumentare, vedrà che qualche politico prima o poi si interesserà al caso. Sì, assolutamente. Sì, perché ormai, ripeto, siamo quasi sulla soglia di 10 milioni di persone, è un numero veramente troppo grande. Quando abbiamo iniziato erano circa 3 milioni e mezzo, Sì, 4, quindi esatto, è un adesso numero che è aumentato tanti nel sono tempo e che per forse raggiungere. è destinato ad aumentare ancora. Sicuramente, certo. E poi c'è comunque tutto l'aspetto psicologico che ancora di più ha, diciamo, calcato la differenza tra i cuori solitari e invece le persone che sono in relazione o hanno un matrimonio. Ecco, in che senso ci può spiegare meglio questo aspetto legato alla psicologia dei single? Ma allora, io ho trovato un'idea molto interessante, quella di fare il bonus psicologo, che poi ci sono Sì. state vicissitudini, lo stoppiamo, riparte, lo stoppiamo, riparte, come a volte purtroppo capita in Italia. Sicuramente, come in tutte le cose, sono sempre i lati positivi e i lati negativi, perché chi per forza di cose è stato costretto, soprattutto sul primo lockdown molto duro, a dover avere una convivenza strettissima H24 in casa. Mentre magari lei era abituata ad andare a fare le proprie cose al lavoro, lui pure, i bambini a scuola e così via, ha creato comunque delle difficoltà, ma altrettante sono state le difficoltà di chi si è trovato improvvisamente da solo, quindi non poter avere nessun tipo di vita sociale, completamente abbandonato a casa propria o magari in qualche caso avere la possibilità di fare il telelavoro e non tutti facevano il telelavoro. Quindi anche questo ha creato un po' di differenze perché c'è chi si è trovato in forma costrittiva a dover convivere per forza tra le quattro mura e c'è chi invece è trovato a dover convivere per forza tra le quattro mura completamente in solitudine. E sono state sicuramente, per quanto riguarda i single, delle settimane molto molto pesanti, ma la voglia di socializzare è aumentata ancora di più. Quindi da una cosa brutta, come spesso succede, ne può nascere una bella, quindi la possibilità di incontrarsi. L'abbiamo data anche online e non posso nascondere che sono nate diverse coppie, anche diverse relazioni in eventi a livello italiano online, di persone che sono incontrate e poi dopo qualche mese ci hanno Però scritto poi e ha ci hanno perso detto. degli iscritti, scusi Marco Luca Greppi, al momento in cui si iscrivono a Vita da Single, intraprendono un rapporto di coppia, smettono di frequentare la community? No, ma allora questa è una battuta che si fa da tantissimo tempo. In realtà c'è talmente tanto ricircolo che sono coppie che oggi ci sono, che purtroppo ahi noi fra un anno, 2 anni non saranno più, e sono single che oggi sono sì, due single che oggi sono single e magari fra un mese non saranno più. Quindi il movimento è continuo, nulla si perde e nulla si distrugge, insomma. Assolutamente, Vita da Single rappresenta comunque un punto di riferimento importante, abbiamo detto per i cuori solitari nel nostro paese, questa sera doppia festa. Senta, prima raccontava la situazione difficile
delle persone sole in Italia e anche questo è un aspetto che ci dovrebbe portare a riflettere e che dovrebbe aumentare l'attenzione nei confronti della vostra community e nei confronti appunto di chi vive la vita in solitudine, Marco Luca Greppi. Forse vengono un po' isolati dagli altri i single, non so se è d'accordo. Ma più che altro è proprio una questione di ritmi di vita, di tempistiche, proprio della routine quotidiana, che chiaramente i gruppi di amici sono sempre gruppi di amici che sono in coppia e gruppi di amici che sono single, perché le esigenze di una persona che ha una famiglia con due figli, che escono la domenica, tanto per dire, sono ovviamente differenti da quelle di otto amici single che dicono andiamo al mare oggi, perché con i bambini devi rispettare determinate cose. E invece, se sono persone adulte senza bambini, devono muoversi, possono muoversi in un altro modo. Quindi questa differenza viene, ripeto, soprattutto dalla quotidianità. Infatti, il nome del sito non è stato scelto a caso, è proprio vita da single, non è noi single o che cosa, perché la vita da single è una cosa completamente diversa dalla vita di coppia. Eh sì, è veramente un'altra cosa. Single uomini, single donne, ne sono di più i primi o i secondi? Ma per quanto riguarda le nostre statistiche, diciamo che viaggiamo su 52-48, siamo abbastanza paritari. Mentre invece nella popolazione italiana sapete che la percentuale di donne è superiore alla percentuale di No, uomini. infatti glielo chiedevo proprio in Sì. relazione alla componente femminile. Si dice che le donne sole sono molte di più degli uomini, anche per un fatto numerico, e poi per le donne sembra essere un po' più complicato ricominciare ad entrare in una nuova relazione rispetto agli uomini. Non so se sono stereotipi o se è la realtà. Ma allora, dal punto di vista anche soltanto anagrafico, si sa che l'età media delle donne, l'aspettativa di vita è superiore a quella degli uomini, quindi già solo quello è un punto di partenza biologico che nessuno può negare. E poi sicuramente c'è da dire questo fatto, che ad esempio noi chiedendo anche il traffico, analizzando le statistiche, direi sull'uscita delle pagine, vediamo che tendenzialmente il pubblico di single femminile è più interessato ai contenuti e soprattutto contenuti a livello relazionale, no? Quindi tutto ciò che fa parte dell'aspetto di muoversi nella città, comunicare in maniera efficace con le persone e così via. Gli uomini invece sono più interessati a quello che è l'aspetto dell'incontro, quindi tutte le informazioni, ad esempio, che sono presenti nella guida per poter, non so, rompere il ghiaccio con una sconosciuta al bar, faccio un esempio, oppure come Vabbè, ma l'uomo è approcciare in sempre maniera. stato così, Marco Luca Greppi, anche nella vita di tutti i giorni, sono sempre più attenti alla caccia, come dire, all'attacco, all'incontro. Sì, però l'aspetto del single, ho capito perfettamente la domanda, ma c'è una sfumatura leggermente diversa, perché comunque anche la persona sposata, comunque, inutile che giriamo intorno alle cose, può magari tentare un approccio, ma simpaticamente, senza voler Sì. fare nulla di particolare in più, ok? Anche soltanto un complimento alla nuova collega. Però la modalità comunque ovviamente è differente. La persona single che cerca, la donna single, ad esempio, che cerca informazioni sulla comunicazione, informazioni sulle relazioni proprio a livello sociale, lo fa in maniera differente da una donna sposata, perché magari la donna sposata ha comunque alle spalle una solidità che la donna single non ha a livello proprio di famiglia, anche di calore familiare, calore umano. Eh sì, ci sono comunque delle differenze sostanziali rispetto ai single. Abbiamo detto che ci sono persone sole, che sono cuori solitari, magari sono semplicemente così per definizione, non sono destinati a stare con nessuno, invece altri che hanno concluso delle relazioni e quindi approcciano ai rapporti in altro modo. Vita da single.net, buona festa questa sera, Marco Luca Greppi e facciamo valere i diritti dei single. In società, in politica esistono anche i single, diamo voce anche alle persone sole, ne hanno bisogno. Io mi rendo disponibile, chi mi vuole contattare per questo, sono pronto a entrare a fare un discorso sociale importante per poter portare avanti i diritti dei singoli, E assolutamente. tutelare i loro diritti, le loro esigenze, anche loro ne hanno. Grazie, a risentirci alla prossima. Buona giornata, buon San Faustino. Grazie a voi, buona giornata.
E buon San Faustino a tutti voi. Concludo qui il mio momento, oggi senza psicologo, ma comunque dedicato al sociale, dedicato agli altri, dedicato ai single. Ci ritroviamo più tardi, intorno alle 11. Tra poco ritorna Tommaso Franchi qui in studio a Mattina con noi.